Eccoci qui, ben trovati a questo nuovo appuntamento con il format di Rete Sole aspettando Lady Virginia. Stiamo già mandando in onda da diversi giorni vari contributi, sono tutti collegamenti, sono tutte interviste che stiamo realizzando con alcune delle protagoniste, alcune delle partecipanti a quelle che saranno le finali dell'edizione del 2021 di Lady Virginia, anche per chi non lo conoscesse, è un concorso nazionale di bellezza che viene organizzato già da diversi anni a questa parte. E finali che si terranno il 3 e 4 luglio prossimi a Salso Maggiore. E dunque, fino ad oggi ci siamo collegati con alcune delle partecipanti, lo facciamo anche oggi. Nello specifico, siamo in collegamento. Un attimino che recupero il nominativo, qui la lista sotto mano. Eccoci qui. Dunque, siamo in collegamento con Stefania Bertipaglia, anche lei appunto sarà al Salso Maggiore i primi di luglio per le finali. Lei rientra nella categoria Lady 40-49. Allora vado subito a dare il benvenuto a Stefania, ringraziandola tanto per la sua disponibilità. Ben trovata, Stefania. Buonasera Alessandro, grazie a voi anzi per la possibilità di questa intervista. Figura di Stefania, il piacere è tutto nostro. Allora, una domanda che sto facendo in questi giorni anche alle altre donne, alle altre ragazze che poi si ritroveranno a Salso Maggiore per le finali. E la domanda è questa qui: come vivi questi pochi giorni che ci separano appunto da questo importante evento? Dici un po' quelle che sono un po', come dire, le sensazioni. Allora, dunque, io sono abbastanza tranquilla solitamente. Credo che la maggior parte della tensione forse sarà imminente alla giornata del 3 e del 4, per cui adesso io cerco di viverla tranquillamente, non ci penso. Magari, che ne so, il giorno prima preparando le valigie, così allora comincerò a farmi un po' il piano di quello che potrà succedere, di quello che sarà la giornata. E da lì, sai, noi partiamo con una valigia piena di vestiti, pieni di cose, però secondo me ci mettiamo dentro anche il sogno di realizzare nel piccolo un qualcosa. Quindi per me sarà un'esperienza soprattutto nuova, perché una finale di me non l'ho mai fatta e di conseguenza, ecco, arrivare a una finale è un bellissimo gradino. Se poi succederà qualcosa di bello e magari il numeretto che appiccichiamo ci porterà fortuna, ben venga. Però io parto tranquilla. Spero di trovare delle ragazze che ho conosciuto, spero di trascorrere 2 bei giorni a Salso Maggiore e poi vada come vada. Io la prendo così. Assolutamente, credo che sia anche il giusto approccio, il giusto atteggiamento in vista di questi appuntamenti che Certo. al di là di tutto credo sia giusto vivere, insomma, nel segno così anche del divertimento e della leggerezza. Sì. Ascoltami, dicevi che è la prima volta che c'è, come dire, a delle finali, però è anche la prima volta in assoluto che partecipi proprio alle Lady Virginia o in passato già avevi, come dire, partecipato a delle selezioni? Raccontaci un po'. Oddio, spero bastano 5 minuti perché sono abbastanza lunga. Allora, faccio in breve. Io ho iniziato giovanissima con i concorsi. Ti dico un piccolo aneddoto che mi ricollega a Salso Maggiore. Per un pelino, nell'anno dell'89, non sono arrivata alle finali di Miss Italia perché vinse una ragazza che attualmente ho ancora conoscenza, proprio vinse il titolo di Miss Italia. Vabbè, a precludere da quello, io poi niente, ho lasciato i concorsi e ho cominciato a rimettermi un po' di nuovo in gioco lo scorso anno. E ti dico una cosa, mi sono rimessa in gioco perché sinceramente avevo perso un po' l'autostima di me stessa, anche se io credo molto in me stessa, voglio dire, avevo perso un po' anche il coraggio di fare i concorsi perché non ho avuto delle esperienze positive nel Veneto. E io sono veneta, per cui facevo i concorsi nel Veneto. Quindi, sai, riagganciando un po' il discorso che il patron di Lady Virginia. Loro lottano anche per la violenza psicologica delle donne. Hanno questo concorso appunto che si batte anche su queste cose qua. Io vorrei aggiungere che
la violenza sulle donne non è solo una violenza fatta di mano o fatta verbalmente, è anche una violenza che si subisce su di concorsi, magari vedendo delle cose o subendo delle cose che sono brutte per noi concorrenti che ci mettiamo in gioco. Io ho approdato al concorso di Lady Virginia in maniera un po', come dire, avevo un po' paura. Però poi quando sono arrivata lì si è aperto un mondo completamente diverso e devo dire grazie perché ho trovato dei patron, la giuria di una competenza straordinaria, un'aria sana, cioè come aprire una finestra e come entrasse dell'aria sana in tutto quello che è il concorso, diciamo, in tutto quello che gira attorno ai concorsi. Per cui a oggi, se posso dire una cosa sul concorso di Lady Virginia, dico tante grazie per avermi dato la fiducia di riapprodare, insomma, di rimettermi in gioco su queste competizioni, chiamiamole competizioni che però non sono competizioni. E un grande valore aggiunto per lo staff che ha in sé e soprattutto per le giurie che non declassano le concorrenti. Questo lo voglio dire. Benissimo, benissimo. Sei stata bravissima, molto sintetica e chiara nel fare tutto Grazie. questo riepilogo. Stefania, un'ultima domanda, poi purtroppo dobbiamo salutarci Certo. perché il tempo stringe. Da Certo. quello che ci hai appena detto, capisco come appunto tu abbia un po' di esperienza sicuramente nel campo e volevo sapere se proprio questa esperienza potrà aiutarti anche a Salso Maggiore. Pensi potrà tornarti utile quel bagaglio che nel tempo hai acquisito? Come su tutte le cose in generale nella vita, il bagaglio di esperienza, la nostra valigetta torna utile. Però di base, personalmente, sai, alla fine siamo nelle mani di una giuria. E io di mio porterò la mia personalità, la mia forza, la mia tenacia, il mio cuore, il mio tutto, diciamo. Poi da lì sarà la giuria che sarà in grado di estrapolare qualcosa, insomma, su di me e su tutte altre concorrenti. Io mi metto in gioco così, con me stessa, con molta semplicità, ecco. Bene, bene. Allora Stefania, detto questo, ti salutiamo, ringraziandoti ancora tanto per questa bella chiacchierata e quindi Grazie a voi. in bocca al lupo, ma anche buon divertimento, dai, per Salso Maggiore. Sicuramente, viva il lupo e buona continuazione a voi per le interviste. Grazie, grazie mille, Grazie, grazie mille. Ciao. ringraziamo ancora una volta Stefania Bertipaglia, anche lei a Salso Maggiore il 3-4 luglio per le finali dell'edizione del 2021 di Lady Virginia. Ricordiamo che lei partecipa, rientra nella categoria Lady 40 a 49. E ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito, che avete seguito questo nuovo appuntamento con Aspettando Lady Virginia e vi consigliamo in questi giorni di rimanere sintonizzati su Rete Sole per non perdere gli altri contenuti che andremo a proporvi, tutti i collegamenti con altre concorrenti, con altre partecipanti alle finali di Salso Maggiore. E detto questo, allora buon proseguimento con la programmazione di Rete Sole. Arrivederci.